va. Dovrebbe essere partito Dashboard Live, ma voglio accertarmene come al solito, non si sa mai. No, no. Oggi neanche l'immagine di intro vi sto facendo, ragazzi, lo so, mi dispiace, non sentirete tra l'altro una mazza. Invece si sente in sottofondo, ma non mi toglie l'audio mio. Comunque sta funzionando, adesso mi sentirete rientrare. Ciao Matteo, fedelissimo Matteo78hit. Sera Steve, sì, ho dovuto fare un po' tutto di fretta perché sono intervenito nel live di multiplayer, un po' un casino, eccetera eccetera eccetera. E tra l'altro non mi sono ristudiato un cazzo, quindi probabilmente dovrò recuperare tutto da capo. Sera Steve, sera CloudStrife. Hai preso lo Xanax? No, non ne avevo bisogno. Era una discussione accesa, ma era comunque tranquilla, ragazzi. Ci si vuole bene a multi, lo sapete. Semplicemente c'era una forte divergenza di opinioni da tutte le parti. Cosa sto giocando? Sto giocando, lo vedete qua sotto. Sto giocando The Wonderful 101. Dovrei averlo anche settato nel live a sto giro, non dovrebbero esserci problemi. Sì, è settato nel live, sono stato più bravo e furbo del solito. Vedete che il formato è un po' diverso dal solito, è un pochettino più sballato perché non ho avuto moltissimo tempo per sistemarlo. Non avrò neanche in realtà a sto giro le segnalazioni degli iscritti e dei follow, perché sto facendo lo stream dal computer portatile, dalla console, cioè dalla Wii U, perché il gioco c'è solo su Wii U, chiaramente io lo potevo giocare solo qua, quindi non sarà un live super completo, non sarà un live bellissimo, ma sarà un live cioè sarà comunque un live bellissimo, perché è un live dedicato a un gioco bellissimo. Cos'è The Wonderful 101? The Wonderful 101 è uno dei giochi più fighi della storia, uno degli action più belli dell'universo. Sì, infatti Steve Vaughan, il dibattito di prima è una divergenza forte di opinioni, il dibattito può andare avanti in eterno, ma diciamo che ci sono delle buone motivazioni da una parte e dall'altra, ma è un pochettino più complessa di così, ci vorrebbe una discussione più pacifica e con più tempo. Non ne ho mezza, mi dice, pregi mi picchi se ti dico che la Wii U non ho questo gioco. Sì, ti picchio, perché uno dei due motivi per avere la Wii U è questo. È una redizione della carica dei 101, chiede a Gofilo. Assolutamente no. È un action di Hideki Kamiya, che come ben sapete è un designer che io amo alla follia. Tra l'altro qua sto facendo un casino col microfono e sentirete dei vari disturbi, ma prima o poi riuscirò a posizionarlo sensatamente. È un action game. È un action game con delle meccaniche incredibili. Assolutamente incredibili. Qua lo ricomincerò da capo, anche se l'avevo già finito. L'altro è Bayonetta 2, esatto, non è nemmeno quello, e allora meriti le botte, non ne ho mezza. Cos'è The Wonderful 101? È l'unico picchiaduro, cioè action hack and slash stylish, dove invece di controllare un singolo personaggio controlli un gruppo di personaggi. Per esattezza una massa di eroi chiamati The Wonderful 101. Sono 100 eroi, il 101esimo è il giocatore, fondamentalmente. Il gioco è di Platinum Games, è assolutamente spettacolare ed è molto legato alla visione dei Super Sentai. Per chi non sapesse cosa sono i Super Sentai sono fondamentalmente quelle serie giapponesi da cui sono nati i Power Ranger. Dreamacos, ho la Wii U ma mi sa che devo provarlo. Malissimo, ragazzi, questi qua sono giochi che dovete giocare a tutti i costi. Qua partite, è una grafica molto cartunesca, è un gioco che non ha venduto una sega, The Wonderful 101, perché l'hanno marchettato molto male e perché, come tutti i giochi di Kamiya e tutti gli action dei Platinum, in realtà non è proprio il più accessibile dei titoli, è in realtà un titolo estremamente complesso. A livello puramente meccanico, qua c'è lui che si ricorda la morte del padre in un flashback, come molti dei giochi dei Platinum è un gioco che meccanicamente è geniale ma va padroneggiato, è molto molto complesso e tra l'altro directed by Hideki Kamiya, sempre esce in modo sempre spettacolare nei suoi giochi. È un gioco dove le meccaniche sono estremamente complesse. Ora io non so se riuscirò a ricordarmi tutto quello che si può fare nel gioco, ma vi assicuro che a livello di combinazioni che si possono fare è una cosa incredibile. Vedete che sto giocando sul paddone del Wii U, che vi fa vedere varie cose, tra cui la mappa, la formazione, eccetera eccetera eccetera. Parte tutto con questo attacco alieno, con lui che fa il professore con i bambini, e poi si scopre fondamentalmente che è uno dei Wonderful 101 e ha i superpoteri. Will Wedgwood. Sera Shiroige, sera Dario D'Alba.
Dario D'Alba ce l'ha, ma l'ha provato una sola volta, non ci capiva una mazza. Allora, qua dovete salvare i bambini. Salvare i bambini è discretamente importante perché vi dà le basi, il tutorial fondamentalmente per creare i gruppi. Creare i gruppi è estremamente significativo. Lì, come vedete, c'è il fuoco, c'è il super salto e avete anche lo scattissimo. Lo scattissimo che in realtà è un attacco. Ecco, io qua ho preso i bimbi e li dovrei avere tutti quanti. I bimbi sono fuggiti. Medaglia argento perché ci ho messo un sacco, dovevo essere molto più veloce, ma vedete che come al solito è strutturato a medaglie nei capitoli. Se non andate a una certa velocità e non fate le cose con una certa velocità, non riuscite a prendere dei buoni punteggi. Io non ci gioco veramente da tantissimo, pur essendo uno dei giochi che ho amato di più. Quindi, come ho detto, spero di riuscire a spiegarvi bene le meccaniche, ma non sono sicuro che ci riuscirò, perché le cose si fanno rapidamente molto complesse. Dario D'Alba, assolutamente, ma Mario 3D World non era Mario 2D, cioè, in realtà. Devo fermare a tutti i costi quest'autobus, giustamente. Autobus è fuori controllo, casino incredibile, eccetera, 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 e va verso una scuola elementare, quindi deve essere fermato a tutti gli effetti. È tornato Lucidra, ciao Lucidra. Ciao Smokewed92. Presto, vai verso il posto di guida. Bzz. Roger. Andiamo al posto di guida. Eccoci qua. Qua si può saltare, come vedete. Per il momento non ha il doppio salto né niente. Scatta è la Y, quello che avevo fatto prima, fondamentalmente. Wii. E qua ci sono i primi nemici. E lui, non mi ricordo se si trasforma oppure no. Subito. Sono nemici basilari questi. E lui che è a scappare perché non siete ancora trasformati. E adesso c'è Kofun. È molto carino a livello artistico, è coloratissimo, è super divertente, è molto ben fatto. Ripeto, l'estetica è quella dei Super Sentai. Sono eccessivi, sono colorati, sono quasi cartuneschi, sono quasi demenziali. Tanto spero che il live stia andando bene. CPU c'è, gli FPS ci sono, fotogrammi persi zero. Sì, pare che tutto vada bene. Quanti giochi hai per la Wii U? Ne ho una marea. Dreamacos. Quali recuperare a tutti i costi? Questo, assolutamente. Bayonetta 2. Super Mario 3D World. Mario Kart, non più perché è stato portato su Switch. Ce ne sono un po'. Ce ne sono assolutamente un po'. Poi ricordatevi che la Wii U raddoppia come retrocompatibile con Wii. Quindi c'è tutto il parco giochi di Wii. Spero che non mi rientri dell'audio né niente. Vedete che è super tarrissimo con l'esplosione dietro, è meraviglioso. È proprio un gioco di camia. Utilizzando gli interruttori psichici nei loro Wonder Medaglioni, gli agenti speciali dei Wonderful 100 indossano le loro tute in soli 3 milionesimi di secondo. È tutto molto eccessivo. Le fibre biometalliche ultradense di questi esoscheletri moltiplicano la forza, trasformando comuni mortali in invincibili difensori della giustizia. In realtà invincibili non sono, perché il gioco è abbastanza impegnativo. Ciao Zuliedu, quasi mi perdevo la perla quotidiana. Male, male. Dovrebbe arrivarvi l'avviso se siete iscritti o mi seguite. Ti ho regalato un sub a nome di Fires, dice Chronos Rock 75. Non mi merito un premio? Assolutamente sì, infatti ti sto citando, ti sto parlando. Dovresti avere anche la mia emoticon. No, non l'hanno ancora attivata, purtroppo. Ah, qua ho preso platino puro, tra l'altro, così completamente a caso. Attacca. L'attacco è con la A ed è in questo momento un cazzottone basilare, perché siete da soli e non avete il gruppo. E qua dite, vabbè, ma che schifezza. Non posso fare quasi un cazzo. Ma in realtà la verità è molto differente. Perché adesso è tutto super basilare, picchiate fondamentalmente i nemici come se fosse niente, ma poi le cose cambiano, tra l'altro dovete prendere i resti perché i resti sono la moneta del gioco. Beh, 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 vedete che cambiano anche colore quando li minate, diventano rossi quando stanno per morire. Mi sono fatto colpire una volta, mi sembra. Sì, infatti, quindi ho preso l'oro. Ci ho messo anche più tempo di quello che dovevo. Qua devo schivare. Sentite la musica in sottofondo, che figata. È sempre Platinum, Smokewed.
è sempre Platinum e arriva il secondo dei Wonderful 101. Salta su Wonder Sword, fondamentalmente Wonder Blade, che poi in realtà si chiama Wonder Blue, perché voi siete Wonder Red e lui è Wonder Blue. E la spada è un'altra delle armi che potete utilizzare nel gioco. Questo gioco è tra l'altro l'unico action, è un action unico da tanti punti di vista, è l'unico action in cui utilizzate un gruppo di tantissime persone contemporaneamente, è l'unico action in cui potete utilizzare una serie tipo di, mi sembra 6 armi o 7 armi, non mi ricordo, contemporaneamente. Cioè voi le usate sempre, le dovete attivare in un modo molto particolare che vedrete a breve. Qua, questi sono il gruppo che state controllando, i Wonderful 100, conosciuti come Sentinels. Si impegnano a difendere la Terra dalle invasioni aliene, come detto, tutto molto Super Sentai. 100 individui di 100 città del mondo. In realtà non è completo, non sono tutti, li dovete trovare in giro per la mappa. C'è anche Bayonetta tra gli eroi, ma sbloccarla è un dito in culo terrificante di CrowdStrife. C'è anche Kamiya stesso tra gli eroi, ma sbloccarlo è difficilissimo, dovete ottenere dei punteggi incredibili e il gioco è già molto difficile. Stile Power Ranger, esatto, i Super Sentai sono esattamente questo, Snake 191977. Buon salve Vashvix, altro fedelissimo, altro barbaro che si è iscritto, mica come voi. In realtà, se non volete iscrivervi non è un problema, ragazzi. Però poi non avrete l'emoticon speciale e non mi darete i soldi, questo è male. Nessuno conosce i loro volti, nessuno conosce le loro tombe, sono fieri di passare alla storia solo come uno tra 100. Non gliene frega una mazza. E vedete che comunque il gioco è molto coglionoso, perché si è fermato il tempo e lui stava cadendo nel vuoto. E adesso inizia il bello. L'intro è un po' lentina, ma poi le cose si fanno molto complesse. E adesso vedete come funziona. Morfo Mano. Quando tu devi attivare una determinata arma, e quindi le mosse legate a quella determinata arma, devi fondamentalmente tracciare delle linee di un certo tipo. Il cerchio con l'R. Voi avete 38 secondi per tracciarlo. Qua ho sbagliato. Bam! Confermi e via. Fai il cerchio con la levetta destra. Potete anche disegnarlo sul pad di Wii U. Infatti questo gioco è uno dei pochi giochi costruiti completamente attorno al Wii U. La verità però è che utilizzare il touch, non riesci a reggerlo tra l'altro, utilizzare il touchscreen è molto meno efficiente di utilizzare la levetta analogica. Fondamentalmente il vostro gruppo si unisce all'interno di una forma energetica che rappresenta l'arma di chi la utilizza. La spada è una linea dritta. Bam. Queste sono QTE che vi servono semplicemente a capire come attivare le armi, ma le cose si fanno rapidamente molto più complesse. Ciao Dreamacos, anche lui iscritto. Sì, Smokewed, Wonder Red è chiaramente ispiratissimo da Beautiful Joe. E qua inizia The Wonderful 101. Ora, se fosse tutto qui, cioè disegnare l'arma per picchiare, sarebbe una roba molto semplice, ma vedete che voi potete fare anche l'attacco di squadra. L'attacco di squadra vi manda avanti contro gli avversari e li stordisce e gli fa male. Ma voi potete già subito, in realtà, attivare l'arma e utilizzarla. Aspetta, tac. E utilizzarla per attaccare. E io ho già la spada. Ma se io schiaccio un altro pulsante, vedete che ho una spada che attacca. Allora, vi faccio un esempio un pochettino più lampante. Evoco questo, evoco la spada. Fondamentalmente voi potete evocare un'altra arma col disegno senza dover fondamentalmente annullare niente. Cioè, ve la spiego un pochettino più semplicemente. Questo è l'attacco di squadra. Infatti forse avrei dovuto utilizzare solo questo per cambiare il giusto, visto che ho equipaggiato l'arma. Infatti ho fatto un bronzo, ho fatto cagare. Ma la cosa incredibile di questo gioco è che voi potete caricare l'attacco di squadra. Qua ci sono delle batterie che è il caso di prendere, perché vi danno i poteri per trasformarvi, tutti gli effetti. E la musica sotto è sempre bellissima, continuo a dirlo. Dobbiamo andare di qua, mi sembra che sia il caso, perché si trovano delle altre batterie. E Wonder Ramen da Sport, che è un oggetto molto utile.
Praticamente, mentre voi... Vabbè, intanto completo questo livello. Ecco, ho trovato dei comuni cittadini. Voi potete impiantare nei cittadini l'energia Wonder e fondamentalmente trasformarli in Wonder caduti, ottenendo più Wonder e quindi armi più grosse. Faccio un'altra batteria. E li potete semplicemente prendere così. Attacco di gruppo, attacco di gruppo, attacco di gruppo, attacco di gruppo fa salire tantissimo. Allora, no, voglio farla diversamente. Voglio fare il pugnozzo e la spada. Però qual era? Sì, era questo. Vabbè, con la spada gli sto massacrando. Questo è un nemico. Ecco, vedete che mentre io sto combattendo con il pugno, i miei compagni combattono con la spada. Qua sto facendo a cazzo di cane, quindi non sto facendo tutto bene, perché sto facendo perdere del tempo al gioco. Ma cos'è la cosa incredibile di questo gioco, fondamentalmente? La cosa incredibile di questo gioco è che mentre voi... Qua intanto devo fare una morfocatena, giustamente, per andare dall'altro lato. Sono caduto di sotto e sono morto, perché non sono rimasto sulla catena. Tra l'altro sto sbagliando tuttissimo. Purtroppo l'unico problema del gioco è che non è sempre precisissimo. Sono morto ancora? Che cazzo? Perché sono caduto due volte? Allora, ah, forse perché non devo... Ok, non dovevo toccarlo, dovevo semplicemente andare di là. Invece continuavo a schiacciare i tasti, come un cretino. Scusate, ma mentre gioco e parlo mi confondo come un cretino, e quindi, giustamente, non ci arrivo. Ah, perché ho perso dei Wonderful. Li potete richiamare semplicemente richiamandoli, cioè semplicemente anche toccandoli con la trasformazione normale. Qua prendiamo questi Wonderful qua extra e andiamo avanti. Le cutscene del gioco sono tra le più spettacolari mai fatte in un videogioco. A vederlo così sembra un macello da controllare, lo è abbastanza, Plautus, ma una volta che impari le basi del sistema è uno dei giochi d'action più fighi dell'universo. Ciao Vlad Attack. Bam! E abbiamo fatto la morfostruttura per deviare il bus. È fighissimo perché veramente c'ha un sacco di cose spettacolari. Poi è bello perché mentre il narratore parla loro si stancano di rimanere trasformati e continuano a cadere come dei coglioni. Perché comunque il gioco è pieno di umorismo a caso. Dicevo, sembra un casino da controllare. In realtà le basi sono abbastanza facili e ve le spiegherò un pochettino meglio nel livello successivo. Sbagliato. Vabbè. Ho preso un punteggio di merda, ma l'ho preso. Pensavo di aver fatto il cerchio. L'unica cosa problematica del gioco è che non sono precisissimi i tracciamenti dei segni. Mentre inizialmente non vi crea grossi problemi perché avete solo il cerchio e la spada, più avanti si fa rapidamente molto più complicata la situazione. Qua avete salvato i bimbi. E qui c'è un personaggio che è fondamentalmente Luca di Bayonetta, Luca Hanasmithy, che è Luca di Bayonetta, ma non è realmente Luca di Bayonetta, è ispirato da... Si vede che gli piaceva un sacco a Camilla. E adesso inizia il bello, perché voi prendete la nave e iniziate le missioni vere e proprie. Allora, abbiamo i nostri nemici. Questi alieni che poi comunque saranno abbastanza importanti all'interno della narrativa. Adesso che
ho finito la prima operazione introduttiva dove è un po' diventato un po' complicato spiegare tutto. Cercherò di spiegarvi esattamente come finisce il sistema, medaglia di merda, argento, poi è la prima missione, ma come dicevo stavo reimpratichendomi, dovrei riuscire a fare di meglio, ma neanche troppissimo perché come detto sono molto fuori allenamento. C'è la possibilità che questo gioco arrivi in digitale su Switch, è difficile, c'è Papillotto, è difficile Chronos Rock che arrivi su Switch perché è un gioco studiato per Wii U e ha delle parti proprio sul paddone, andrebbe riconvertito in molti aspetti, non è impossibile però si potrebbe fare. Andiamo al Wonderful Mart, anche qui come tutti gli action di Kami, ci sono delle mosse aggiuntive che sono le Morpho Unioni, il Morpho Budino e la Morpho Molla sono molto importanti, la Morpho Budino è fighissimo perché è una parata fondamentalmente. E vi permette di far rimbalzare gli attacchi nemici al momento giusto. È molto importante contro certi nemici. La Morpho Molla è ancora più figa perché è la schivata a tutti gli effetti. Ma io non posso ancora comprarla perché sto a 29.000. Forse avrei fatto bene a comprare la Morpho Molla, ma non posso vendere niente, vero? A nulla. Questo danneggia il nemico quando disegnate la linea, che comunque è utile. Questo aumenta la velocità della linea che tracciate. Questi sono oggetti che vi danno dei bonus, doppia potenza, chiappa oggetto e tutto quanto. Wonder Ramen da sport sono gli oggetti di cura. Vedete che anche qua ci sono delle varie robe. Il Morphorazzo è fighissimo perché fondamentalmente vi permette di saltare più in alto trasformandovi in razzo. Ed è stupendo, è veramente stupendo. Vi permette di fare anche delle combo aeree terrificanti il Morphorazzo quando lo prendete. E poi potete scendere giù con la Morphotomba, che è questa roba qua. Però costa tantissimo, chiaramente queste mosse qua poi le potete fare più avanti. La Morfotenda è bellissima perché è un campeggio che vi fa riacquistare energia sotto forma di tendone. Cioè ci sono delle figate incredibili comunque anche qua. Usciamo dal negozio che abbiamo preso la parata e abbiamo una... Comunque abbiamo la manovra che ci serviva e le abilità sono quelle che abbiamo visto prima. Esci. Le combo sono complesse, come lo sono nelle altre parti. Andiamo all'attacco e facciamo la missione number one, operazione 001. E adesso posso addentrarmi un attimino di più nel sistema, visto che ho le basi. I Get Jerk stanno colpendo Blossom City, capitano. Lawrence Nelson. Chiaramente... Wonder Blue è il tamarro senza speranza. Che cerca di fare il figo ma non gli riesce benissimo. Wonder Red invece è l'eroe quintessenziale. Sono un po' stereotipati. Andando avanti nel gioco voi beccate degli altri Wonder principali. Wonder Pink, Wonder White, Wonder Black che hanno varie armi aggiuntive. Wonder Green ha la pistola, Wonder Black ha la bomba, Wonder Pink ha la frusta. E poi tracciando i segni potete utilizzarle durante il combattimento. Questo vi permette, quando avete abbastanza Wonder, di utilizzare anche 3-4 armi alla volta, che è una roba fighissima, perché voi potete, per dire, usare la bomba per rallentare il tempo, attivare una frusta e una spada, e poi menare col pugno, contemporaneamente, mentre fate le combo aeree, mentre fate dei numeri che sono fuori di testa, fuori di testa, all'interno di un gioco che, come al solito, ha dei nemici molto molto aggressivi e molto difficili da utilizzare. Ecco, qua c'è il caricamento dove potete allenarvi nella battaglia. Perché non me lo... Esatto. Ogni tanto mi attiva le mosse. Qua sono Budino. Il gioco spiega poco delle sue meccaniche. Esatto, Snow 1202. Questo è il gioco strafigo che non si è cagato nessuno. È un gioco bellissimo. E questo è quello che vi dicevo. Io attivo Wonder Punch. E ho tutti i Wonder così. Ho preso un peperone spaziale. È arrivato un nemico grosso incazzato. Chudogu. Che come al solito viene presentato come in buona parte dei giochi Platinum. Noi ci facciamo il nostro Wonder Pugno. E vedete cosa è successo? Io ho usato l'attacco di gruppo per ammazzare Chudogu. Mentre io ho utilizzato l'attacco di gruppo, fondamentalmente gli ho mandato i miei omini in faccia e
loro lo attaccano automaticamente. Cioè, se io carico l'attacco di team, qua ho preso danno perché mi sono fatto fregare, infatti devo scattare e recuperare tutti quanti più velocemente possibile. Posso scattare anche con... Sto sbagliando il tasto, tra l'altro. L'attacco di gruppo è diverso dallo scatto. L'attacco di gruppo li manda sugli avversari, non fa tanto danno, ma loro attaccano contemporaneamente, li stordiscono. Quindi mentre io li attacco così e attivo magari l'attacco normale, loro attaccano con un'altra arma e con l'attacco di gruppo in più stordiscono. Quindi è una roba di una complessità incredibile. Bam. L'arma equipaggiata rimane sempre l'ultima che hai creato. Quindi fondamentalmente guardate come si muove anche il nemico. Che fa le acrobazie laterali. Op. Ecco, mi ha preso. Sono super aggressivi anche qua. Non è che potete sottovalutarli. E vedete che mi sta continuando a menare? Colpisci il nemico indebolito. Perché lo ho stordito? Perché gli ho mandato fondamentalmente a tutti i miei Wonder a colpirlo. E Wonder li recupero tornando in linea. Mi ha fatto un sacco di danno qua. Forse dovrei ricominciare la missione. Posso ripartire? Riprova. Sì. Così faccio vedere meglio. Ne vogliamo uno per Nintendo Switch? Anch'io lo voglio per Nintendo Switch questo, perché è super bello. Adesso cercherò di giocare un attimino meglio. Non prendere la schivata come prima manovra non è stata una grandissima mossa. Tra l'altro mi ridà i soldi di prima? Sì, me li ridà da capo. Benissimo, allora prendo invece il morfo budino e la morfo molla. Così ho la schivata. Perché preferisco la schivata all'attacco normale, alla parata, mi ci trovo di più. Anche se il morfo budino è molto utile contro certe cose. Allora, mentre lui ricarica il... qua salto la scena. Come vi dicevo, l'attacco di gruppo lancia contro i nemici i vostri Wonderful. L'attacco non di gruppo non lo fa, ovviamente. Non potete utilizzarlo quando li avete tutti utilizzati su una determinata manovra. Quella era la schivata, la morfo molla. Se però utilizzate solo parte dei vostri Wonderful, potete tramutarli in un'altra arma e fare una combo con un'altra arma durante la vostra combo. La combo è automatizzata, viene fatta dall'IA, ma imita di norma le vostre mosse. Tanto se non sbaglio c'è il targeting. Non mi ricordo come si fa però. Quindi potete fare due combo contemporaneamente, tre combo contemporaneamente, gli attacchi di gruppo per mandare i vostri a stordire l'avversario, mentre fa casino, richiamare fondamentalmente quelli storditi con il super scatto. Vedete che io adesso li ho mandati a fare gruppo, e adesso con la spada li spacco di botte. E lui mi ha colpito, perché è incazzato come una biscia, e io vado a recuperarli tutti. Ma non è così facile perché sono così. Altro attacco di gruppo. Io ho ancora la spada. E posso attivare il pugno e farli attaccare col pugno mentre io combatto con la spada. Visto? Stanno facendo la combo col pugno mentre io attaccavo con la spada. Grandissima figata. Di là intanto lui sta menando quelli che gli avevo lanciato prima. Mamma mia, oh, quanto mi sta a menare. Sono proprio fuori allenamento. Dove sono tutti quanti? Sono tornati tutti. Dopo un po' ritornano tutti sempre. Te sei morto. Allora, non mi ricordo se è... Per fare il launch in aria devo tenere schiacciato. Oppure no. No. È il terzo colpo. Mi sembra che abbia anche lo stinger, la spada. Comunque ha le mosse. Vabbè, ho fatto un oro. Aspetta, avanti, 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 avanti. Tac, 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 tac. Ah no, mi sa che è... Ta-ta. No. Vabbè, c'ha il launcher in aria la spada, ne sono sicuro. Però non mi ricordo come cazzo si fa, devo dire la verità. Ecco qua. Abbiamo delle armi dei nemici. Suggerimento che si vede sullo schermino. Armi perse. Attacco di squadra. Puoi usare le armi perse dei tuoi nemici. Morfo molla. Va bene, andiamo avanti. Le ho lanciate già via.
Questi li prendiamo. E anche questi qua. E ora sono tutti dei nostri. Poliziotto, alleati temporanei. Mi ha colpito fortissimo. La spada è di norma una delle robe più efficaci che ci sia. E sto facendo la combo doppia con la spada, tra l'altro, perché loro stanno usando la spada e io sto usando la spada contemporaneamente. Con la mia schivatona. Minchia, sto coso non continua a non vederlo. Continua a colpirmi, continua a non vederlo. Beccati le botte. Attacco di gruppo è un ottimo modo per ricaricare le batterie. Le batterie, come detto, sono molto importanti per utilizzare le abilità. Allora, qua ci sono altre batteries. Morfo attacca. Bene, bene. Ah, questi sono soldati da recuperare. Che sono alleati temporanei anche loro. Li recuperate andandogli attorno, fondamentalmente. Adesso lo dobbiamo spaccare per andare dall'altra parte. Non ho fatto granché a combo, ho fatto cagare. Però ho preso un altro oro, che va bene. E lì c'è un'altra morfo melanzana lì. Batterie, altri alleati. Vedete perché dico che è una figata? Il sistema è uno dei più originali che ci sia mai stato all'interno di un gioco d'azione. Giochi così fighi se ne sono visti veramente pochi nella storia degli action. E così originali a livello sistemico proprio. Allora, entriamo nel Wonder VC. Dovete entrarci con la Wonder Linea. Io l'ho mancata. Sto continuando a mancarla. Ecco fatto. E posso rifornirmi di Wonder Tizi col Wonder VC. Posso anche spaccare questa automobile, ma non me ne faccio molto. Entro nella casa, prendo altre batterie, prendo altra roba, altri soldi. Qua su è il caso di andare e recuperare. E c'è un Wonder qua dentro, mi sembra. Più siete, più forti sono le vostre linee, più armi potete creare. Adesso ne avete solo due, come ho detto. Ma già alla fine di qua potrete creare la Wonder Pistola e cambieranno molto le cose. Qui c'è un Wonder, sì. Vabbè, salviamo tutti. Sono morti tutti. Ho trovato un Wonder, ed è Wonder Birra, che è il mio Wonder preferito. È super veloce, sì. È una versione frenetica e sborona di Pikmin, dice Plautus 16. Non è del tutto sbagliato come paragone, vi devo dire la verità. Ah, tieni premuto Y e gira. Ecco, questo è quello che vedete. È una delle cose in cui vedete il Wii U. Cioè, voi adesso qua dentro non vedete niente, ma io sto vedendo dalla telecamera del Wii U l'interno dell'edificio. E praticamente posso dall'interno dell'edificio gestire la situazione. 2, 3, 5. 2, 3, 5. Devo girare fondamentalmente delle manovelle all'interno dell'edificio che voi non vedete finché non sono... No, dall'altro lato. Non ce la posso... Non lo fa. Perché non lo sto girando? Sì, così. No, ah, bene, 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 sì, sì. Uno, due... E poi cambio. Qua, voi adesso vedete tutto fermo perché chiaramente non avete... Non avete la mia visione interna. Ma è quello che vi dicevo. Queste sono le fasi in cui ci sono proprio degli enigmi che sono strutturati attorno al paddone. O li cambi completamente, a livello di design non è una passeggiata, o non puoi uscire. Ed è il motivo per cui probabilmente non hanno ancora convertito il gioco. Qua c'è un gashapon alieno. È una cosa bellissima.
Vedete che sto facendo la combo addirittura con tre armi. Multimorfo unione, qua ve la spiega. Fondamentalmente, se crei una morfo unione e premi il pulsante X, i restanti membri della tua squadra potranno crearne altre. Puoi attivare fino a 4 multimorfo unioni, cioè voi potete attivare 4 armi contemporaneamente durante le combinazioni. Io gli do le botte. Questa volta me ne ha presi un sacco, ma non me li ha presi tutti. E adesso ti becchi una multimorfunione nella faccia. Tanto vibra tantissimo il controller, non so se sentite il rumore in sottofondo, ma vi assicuro che sta vibrando come se non ci fosse un domani. E tu sei morto. E anche tu. Poi è bello perché non si vede benissimo forse in live, ma c'è sta cosa che fondamentalmente, quando i nemici vengono picchiati proprio di cattiveria. Vedete che ci sono due spade attive in questo momento. Una parte del mio gruppo, cazzo qua mi ha colpito. Una parte del mio gruppo stava minando a destra, un'altra parte stava minando a sinistra. Me li ha mandati contro, non è bastato. Però io prendo danno e quindi non sono invulnerabile. Bam, 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 bam. Coi pugni e il doppio. Bam. Il gioco è velocissimo. Cosa dovrei aver fatto? No. Ah, devo avere la mano, se no non posso girare il gachapon. Tra l'altro escono degli umani rapiti da qua, che posso far diventare degli alleati temporanei. Qua cosa c'era? Qua c'era un altro wonder coso da aprire. Con un wonder ramen da sporto, che sono punti vita fondamentalmente. Infatti ho preso già fin troppi danni in tutta sincerità. Qua prendiamo degli altri soldati. Che non fanno molto contro questi alieni. La schivata la si deve sbloccare, così come la Wonder Salto. Beccatevi le scenette, ragazzi, che spettacolarità assoluta. Di sotto, tra l'altro, c'è della gente da salvare. Ho fatto un oro. Wonder dice, non l'ho presi e feci bene, not my cup of tea. Posso capire, ma è un grande gioco. Se ti piacciono gli action, secondo me è una roba che va avuta assolutamente. Da qua entro e dove esco? Dove ero prima? Missione segreta. Ah, yeah. Ci sono anche le missioni segrete nel gioco, come volevassi dimostrare. Tripla arma. Boom. La missione segreta sta nell'ammazzare tutti sti robottoni contemporaneamente. E non è facilissimo, perché adesso come adesso sono molto fuori allenamento. Infatti mi sto prendendo delle mazzate di morte. Però qua c'è un peperone. Wonder Ramen. Mazza, che bordata che mi son preso. Bam, bam. Bam. Minchia, sono belli balordi, eh. Tanto me li recupero tutti, è inutile che fate gli splendidi. Vieni qua. Le combo devono essere continuative, quindi se le fermate a un certo punto smettono di attaccare i vostri compagni. Carichiamo un bel attacco di gruppo e facciamo un bel delirio. Questo è morto. Questo è paralizzato perché gli ho fatto l'attacco di gruppo. Bam, 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 bam. Lo so che sembra confusionario, ma una volta che vi siete impratichiti col sistema diventa tutto molto più chiaro.
Esatto, dovrebbero essere morti tutti. No, rimane soltanto lui. Povero sfigato da solo. Oro. Perché ho preso troppi danni. Prendo sempre troppi danni. Non sono esattamente super in forma. Dovrebbe esserci la catena. Esatto. No, ponte. Ho fatto proprio il ponte. Solo a me si vede un po' sgranato. No, ragazzi, sono a 5000 di bitrate. Ma purtroppo non c'è molto da fare. Quando il gioco è estremamente veloce, diventa... Allora? Diventa quasi sempre molto sgranato. Purtroppo, non c'è molto da farci. Ho preso un sacco di peperoni spaziali. Perché purtroppo Twitch non regge. Cioè dovrei fare 10000 di bitrate e essendo in wifi, anche con la... con la fibra, visto che ho la fibra 120, non ho la fibra 300-100, è preoccupante. Ecco qua, avere il budino mi avrebbe aiutato moltissimo, perché contro questi questo nemico qua ti pigli le botte se non stai attento, e bisogna usare infatti l'attacco di gruppo, perché se non uso l'attacco di gruppo piglio queste bordate qua. Non posso togliergli l'armatura, vedete che lo hanno lanciato in aria. Se usate l'attacco di gruppo, ahia, me la sono presa proprio in faccia qua, sono incastrato completamente. Se avessi avuto il budino questo l'avrei ammazzato proprio in automatica. Ma così... Mamma mia, sto continuando a pigliare botte. Come dicevo, il gioco non è una passeggiata di salute. Io continuo a fare il team attack, perché purtroppo è l'unico modo per ribaltarlo. Se no non gli fai una mazza questo. Non mi ricordo come cazzo si ammazza se non hai il budino. Vedete che mi sto scontrando sulla sua armatura e non serve a niente attaccarlo, perché devo utilizzare l'attacco di gruppo per ribaltarlo. E adesso lo sto spaccando, perché con l'attacco di gruppo riesco a prenderlo. Senza però è un casino. Con l'attacco di gruppo sono riuscito a rompergli l'armatura. Se avessi avuto il budino avrei potuto semplicemente rimandargli indietro i suoi proiettili del cazzo. E adesso gli ho rotto l'armatura. E sono cazzissimi suoi. Bam, ed è morto. Se avessi avuto il budino sarebbe stato infinitamente più facile. Infatti ho fatto un bronzo orribile. Adesso ho la sua arma. Che spara i proiettiloni. Però mi rallenta anche molto. Non so se è stata una buona idea prendere la sua arma in questo preciso istante, perché è l'arma che ti rallenta proprio nel momento in cui... Aiuto! Vabbè, uso la schivata e sti cazzi. Boing, 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 boing. La batteria viene consumata dalle schivate, quindi non potete abusarne. Ecco qua i nemici. Adesso i proiettili ve li pigliate tutti in faccia. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Combo. Combo. Bam, combo. Anche le botte. Ba, 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 ba. Non so se avete visto, ma ho evocato tipo due spade e un pugno per ammazzare tutto quello che c'era in giro. Ah, mi sa che si può andare dall'altro lato, sì. Oppure no, no, devo saltare qua su. Sì. Gettone platinum. Prendiamo anche questo. Altri tizi da salvare. Altri tizi da salvare. Con l'Wonder Cerchio potete anche attivare
degli oggetti, tra cui questa aiola appassita. Chiaramente farlo vi dà dei bonus. Guardate che bello. Missione 007. Giù le botte, le botte. Missile Victory fuoco. Ecco, sto cercando di prendermi a cazzotti, ma non ce la faranno. Perché io li spaccherò. Li spaccaculerò. Invece no, ce l'hanno fatta fortissimo anche. Come ho detto, i nemici sono molto aggressivi, ragazzi. Questo non è un gioco facile, tutt'altro. E se non state attenti, vi mandano tutti i Wonderful 101 a fanculo in un istante. Questo è morto. Questo lo sfuggiamo. E la schivata non la possiamo più usare perché abbiamo finito la batteria. Però la aiuola è bella salva. Ciao, bam, addio. Bang. E brababam. Morto. Ci ho messo anche fin troppo. Invece è ancora vivo. E questo. No, un altro di questi qua. Non ci voleva. Non c'ho. Aiuto, 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 aiuto. Me lo sono preso in faccia. Perché purtroppo non ha. Questo non ha un. Via, da dietro l'aiuola non mi può toccare, quindi lo lascio là mentre meno i piccolini. E intanto gli mando tutta la mia gente giusta a stordirlo. E ogni tanto lo potrei anche. Teoricamente lo posso anche ribaltare. Sì, l'ho ribaltato. Ecco come si faceva. Cazzo, adesso mi sono ricordato. Ecco, a dimostrazione che il gioco non ti spiega moltissimo. Cosa ho fatto contro questo stronzone maledetto? Gli ho mandato i miei a menarlo. Però voi lo potete circondare e ribaltare. E quando l'avete ribaltato, lui non può più fare niente. Lo prendete, lo tirate e lui esplode. Che roba meravigliosa! Mamma mia, che roba bellissima! Che roba bellissima! Questo. Pregi fai un paio d'ore di live. No, ragazzi, faccio un'oretta e basta. Infatti tra un po' mi fermo. Non siete tantissimi oggi, ma lo capisco, è venerdì e giustamente. È un peccato però, per questo è un gioco che merita di essere visto. Arriva il camion. Ah! Un gioco che merita talmente tanto di essere visto che probabilmente con lo continuerò in live. Ci farò almeno un'altra puntata. Wonder Salto, che è Morfo Mano! Uè! Bam! Bam! E piglia lo scudo. Le scene di intermezzo sono QTE, però sono talmente fighe in questo gioco che non te ne frega una mazza se sono dei QTE. Sono bellissimi! Come si fa a dire no? E adesso c'avete il Wonder Scudo, capito? Ma che bello è! Ecco, il Wonder Scudo che mi ha soppiato già il danno. Che dovete posizionare in base a dove sta arrivando la roba. Esatto, il camion in questo caso. E vedete che potete riunirli con. Parato. Ah, mi sono preso il danno qua. Ho preso troppo danno. Help, help, help. Là c'è un altro Wonder, salva tutti i cittadini. Devo prendere qualcosa che spenga l'incendio. Scaletta. Eccoci qua. No, non era questo che dovevo fare. Oh sì, non mi ricordo più. Andiamo a salvarli intanto. Perché sono a fuoco? Perché sono tutti a fuoco? C'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Non mi ricordo cosa devo fare in sta missione. Questo?
No, ho fatto il Wonder. Ecco, mi sono ammazzato l'altra volta. Non mi ricordo più cosa cazzo devo fare qui. Questo è grave, eh. Allora, devo salire quassù e fin qua ci siamo. Non so che sono nel mezzo di un incendio, ragazzi, ma ci dovrebbe essere un modo per... Proviamo a saltare qua giù. Magari è questo che sto sbagliando, devo saltare... No, sono morto. Cosa cazzo dovevo fare? Saltare su quella piattaforma lì? Non mi ricordo più, forse devo prenderla a pugni. Dopo provo a prendere a pugni tutto quanto. La spada per tagliare la catena. Probabilmente questo, sì. Infatti, sono io rincoglionito. Non mi ricordavo più. Era anche un enigma super facile, ma ammetto di essermi completamente perso via. Salviamo questi poveracci. Bravo Dario D'Alba! Qui ho fatto cagarissimo. Qui mi si è proprio spento il cervello. Cioè, non ho nient'altro da dire. Mi si è proprio solo spento il cervello. E ho trovato Wonder Kung Fu, però. Nuova abilità, Wonder Bot. Esatto, questo è quello che vi dicevo. Con la morfo mano, adesso io posso fare la Wonder Bot. Come si fa la Wonder Bot? Chi cazzo se lo ricorda? Dovrei avere la cosa delle mosse. Non qui. Morfugnoni, abilità. Esatto, Wonderbot è indietro avanti A. Indietro avanti A è lo stinger, fondamentalmente col pugno. Perché il gioco vi offre anche questo genere di mosse qua. E adesso io in combo la potrò utilizzare. Poi c'è anche il launcher, eccetera, eccetera, eccetera. Mi ero proprio dimenticato quasi tutto di sto gioco. Aia, questo è grosso incazzato e qua gli dovete mandare addosso tutto quanto per togliergli l'armatura, perché sennò vi spacca il culo. Vedete che le missioni non sono neanche corte, tra l'altro. Giusto per dire. Op. Pam, 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 pam. Carichiamo per bene l'attacco di gruppo. E lo si colpisce dietro, questo. Si fa un bel doppione. E siamo dal lato giusto, perché da lì non ci colpisce. E gli stiamo facendo addosso tutte le combo di questo mondo. E l'abbiamo spaccaculato a sto giro. Combo della Madonna nella faccia, l'abbiamo disgregato. Non ho neanche visto che medaglia ho fatto. Questo è un get portale. Sono basi segrete sotterranee, nessuno sa dove si trovino. Quindi ci andiamo subito. E via nel portale. Entra nel Kankurega. Sono le missioni segrete, fondamentalmente, come in Devil May Cry. Questo gioco ha molti aspetti tipici degli action di Kamiya, che lui ripete in molti dei suoi titoli. Le missioni segrete, le varie robe, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente sono cose che portano anche alla rigiocabilità. Nel senso che comunque, cioè, le missioni segrete c'erano in tantissimi giochi che Kamiya ha fatto e a lui gli piacciono proprio, perché sono roba che aggiunge la rigiocabilità. Kamiya è uno che apprezza tantissimo la rigiocabilità nei giochi. No. Botte. Botte, botte, botte. Ma quanti cazzo sono? E allora più spade, più spade. Qua se avessimo più armi sarebbe tutto molto più facile. Lui mi ha beccato e adesso siamo un pochettino nei cazzi obiettivamente. E mi ha beccato ancora perché sono un abbo stavolta, non perché... Dove vai? Vai via. Prenditi le botte. Cosa schivi? E qua. Tagliato a metà. E anche tu. Li ho lanciati come se fosse stato un home run. Argento. Scarso. Se avessi avuto le altre armi sarebbe stata tutta un'altra roba. Chiaramente
Ho preso una statuina. Wonder statuetta. Numero 49. Che tra l'altro, se non sbaglio, la potete vedere nel menu. Adesso posso uscire dal Kakuja. Chiaramente, più abilità voi ottenete, più armi Wonder ottenete, più roba avete per fare le combinazioni, più diventa facile alti punteggi nelle missioni. Infatti, il gioco lo dovreste fondamentalmente finire la prima volta senza scazzi. Io adesso sto provando a fare le manovre complesse, ma solo per farvi vedere come il sistema funziona. Lo potete giocare alla cazzo di cane la prima volta, e poi, una volta che avete ottenuto tutte le abilità, ve lo rigiocate con tutte le abilità, fate delle combo della Madonna e finite le missioni tutte col platino per sbloccare i personaggi. Come in buona parte degli action di Platinum, ma in Wonderful 101 particolarmente, ci sono un sacco di armi segrete e di personaggi segreti che vi sbloccano delle varianti delle armi base o delle armi segrete, tra cui Bayonetta, che è una variante della pistola di Wonder Green. Se riesco a trovarla in questa live sarebbe l'ideale. Non mi ricordavo ci volesse addirittura un'ora per ottenere Wonder Green, vi devo dire la verità. Il gioco è abbastanza longevo, è più longevo della media dei titoli di Kamiya, più longevo di Devil May Cry, più longevo di Bayonetta, in tutta sincerità. Su c'è una medagliozza e altre batterie e altri tizi da salvare. Ho trovato un altro Wonder, Wonder pasticcini. I Wonder sono di una stupidità incredibile, ma come ho detto, il gioco non si prende molto sul serio. Lì c'è un altro, sono degli altri Wonder da salvare. Che invece di salvare oddio, sono finito sottoterra. Adesso come ne esco? Come cazzo si usciva da qua? Vabbè, si esce da qui, chiaramente. Ah, però ho trovato degli altri Wonder. Cioè dei bambini. E un sacco di persone qua sotto. In realtà avevo fatto. No, no, sono tutti miei, in realtà. No, qua non posso salire normalmente. Devo risalire per forza da qui. Come arrivo sull'edificio? Non mi ricordo, mi sa da qua. No, non posso salire qua sopra, non posso salire qua sopra, allora devo salire per forza da là. Allora, no, li devo salvare. Li devo salvare, ma non ci posso arrivare finché non meno questi. E vabbè, allora, meniamoli. No, cazzo, qua avevo schivato però. Non lo trovo assolutamente giusto. Le botte che vi prendete adesso nella testa proprio. Ah, mi ha preso ancora. I nemici sono super aggressivi, cazzo. Però anch'io ho la missilata adesso che mi permette di muovermi molto più rapidamente. E infatti è bello perché la spada automatizzata, tra l'altro, c'è sta cosa che scomba sui nemici di cattiveria, ma li segue per i cazzi suoi. Qua come vi raggiungo voi, poveri stronzi? No, devo ammazzare tutti i nemici, non c'è niente da fare. Va bene, giù botte, giù i pugni, giù li pugni. No, sta per fare la combore. Help. Cazzo, come faccio colpi così? Bene, 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 quello è un laser. No, era il fuoco, però comunque più o meno fa la stessa cosa. Ti fa male. Minchia, è combo. Bam, bam, bam. Non ho più la batteria. Chiaramente la batteria si consuma anche quando voi fate le wonder figate. Aiuto, si è incazzato come una biscia. Recuperiamo tutti i miei wonder amici. Grazie, per favore, tornate qui. Grazie, grazie, è stato un piacerone. Via, 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 via. È incazzato come una iena.
Infatti mi ha tirato una manata che bastava meno. Devo dire la verità, non ho le batterie per schivarlo. Aiuto, 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 aiuto. Va bene, va bene. Lo so che sei un po' irritato, amico mio, ma non devi prendertela con me. Io faccio solo il mio dovere di supereroe. Aiuto. Ha dato una pestonata che bastava meno. E adesso però è quasi morto. Per la fangula. Dovevo lanciargli in realtà la gente addosso per stordirlo. Era un po' più facile così. Ma vabbè, qua ho fatto cagare. Medaglia di bronzo. Come ho detto, ragazzi, non vi spaventate se prendete delle medaglie di merda con i primi tentativi. Qua come cazzo vi salvavo io a voi? Forse facendo il... Sì, forse così. Col Wonder Deltaplano. No, sto cadendo lì sotto. Aiuto. E sono caduto lì sotto ancora. Vabbè, fanculo, li lascio morire e me ne sbatto i coglioni. Ah, yes. Questa è la prima operazione, ragazzi. Cioè, ripeto, non dico che il gioco è più longevo del solito, non sto mentendo. Questo lo ribaltiamo. Perché non me lo ribaltate più? Ah, perché lo devo attaccare. Ah, ce ne sono due. E questo può essere un problema. Aiuto, 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 aiuto. Fallo scattone. Ecco, anche l'altro. E questi qua due assieme senza il budino diventa abbastanza difficoltoso. Però l'ho quasi spaccati. E adesso lo posso ribaltare. Missile della giustizia. Wonderbotta con la morfospada, che era una roba che volevo assolutamente. E ho trovato anche Wonderpunk, così a cazzo di cane. Stanno spaccando il culo. Non va bene assolutamente. Tornate qua, per favore, grazie. Cazzo, mi stanno rompendo l'anos. Marranos. In due diventano problematici se non c'è il budino. Se c'è il budino questi li ammazzi come se nulla fosse, ma senza budino diventa un po' più complessa. Infatti sono in pericolone e difficoltoso. Perché non ho preso il budino? Non è stata una grande mossa, devo dire la verità. Cioè, lo sapevo che c'erano sti stronzi. Di attacchi così. Ecco, adesso questo lo posso ribaltare. Please, ribaltatelo. Sono morto, benissimo. Vabbè, dopo quest'altra succata terrificante posso fermarmi con The Wonderful 101, almeno a livello di live. Sono in avanti anche troppo. Vuoi continuare? Sì, vorrei continuare. Fondamentalmente cosa succede? Non mi ricordo come si ammazzano la maggior parte dei nemici. Vabbè, questo qua è quasi andato e in realtà lo finiamo. Il punto fondamentale è che tutti i nemici hanno delle strategie specifiche per essere eliminati. Alcuni sono più ostici di altri, alcuni sono molto basilari. Questi sono nemici difficilissimi se non hai le manovre giuste. Se hai le manovre base li puoi segare mandandogli addosso il gruppo e gli rompi l'armatura così. Se non le hai, vedete, lo potete lanciare, usare come arma, lo potete ribaltare e lanciare e usare come arma, a patto di avere gli strumenti giusti per farlo. Se lo combattete normalmente non gli fate un cazzo, perché lui ha l'armatura ed è quasi intoccabile. E il trucco sta tutto nell'usare l'attacco di gruppo. Però voi non sapete che solo l'attacco di gruppo lo danneggia, sto stronzo. Ci dovete arrivare per i cavoli vostri, che è un po' la caratteristica di molti giochi Platinum. Cioè il fatto che i giochi Platinum vi costringano ad avere delle strategie
e a capire voi la strategia con cui ammazzare il nemico. The Wonderful 101 lo fa molto di più di altri, in modo simile alle Zelda boss fight, ma lo fa con i mob normali. Questo a tutti gli effetti lo rende un pochettino ostico, più della media a livello di gioco. Qua mi sto prendendo il possesso di questo super elmo per evitare i missili. È pieno di queste figate qua. Ti ho fatto super bronzo, ho fatto super cagare. Mazza come vibra, oh. Forse la vibrazione la dovrei fermare. Vabbè, la scena ve la faccio vedere. Dai, la scena la fermiamo. Ragazzi, direi che live basta così, perché comunque avete visto quello che dovevo farvi vedere. Il gioco è bellissimo e ve lo consiglio assolutamente. Ci vediamo alla prossima puntata. Non è un gioco proprio accessibilissimo, ma secondo me è una di quelle perle che va assolutamente considerata. Ciao, al prossimo live!